Un momento di unione e preghiera, ma non una protesta. Le parole di padre Orazio Siani, poco prima della partenza del corteo dalla chiesa della Madonna della Lettera di Galati Marina, hanno voluto specificare il valore della fiaccolata, prima di tutto come atto collettivo di solidarietà. Un gesto di speranza rivolto anche a chi pochi giorni fa ha incendiato l'oratorio con un gesto palesemente volontario. E da difesa del sacerdote, ieri si sono schierati numerosi gli abitanti del villaggio di Messina Sud e non solo. Rappresentanti delle istituzioni, come il presidente dell'Assemblea regionale Giovanni Ardizzone, l'assessore Filippo Cucinotta e i vertici dei quartieri, non hanno fatto mancare il loro sostegno a padre Siani, che ha invitato la comunità a guardare avanti con fiducia. La fiaccolata che non deve essere assolutamente una protesta, ma è una fiaccolata cristiana di cui la comunità, i paesani, i messinesi vogliono esprimere questa solidarietà all'evento, direi brusco, che l'oratorio Santa Maria della Lettera ha subito. E dicevo che noi, io parroco e i miei parrocchiani delle due mie parrocchie, vogliamo uscire a pregare con voi perché il Signore illumini queste persone, perché possa esserci una società diversa. Ed i bambini hanno fisicamente rappresentato la speranza del cambiamento aprendo il corteo. In tanti, giovani e meno giovani, li hanno seguiti. Pochi giorni per organizzare la fiaccolata sono bastati. La volontà di esserci è stata forte da subito. Martedì mattina è successo quello che è successo. Nella giornata del martedì pomeriggio abbiamo cercato di pulire per non creare più traumi ai bambini. Quindi abbiamo avuto 2 giorni per organizzare questa fiaccolata. È stato un diffondere voce l'uno dall'altro e ci ritroviamo qui tutti insieme. E la cosa più bella è essere insieme. A breve la ricostruzione di quanto è stato bruciato con la comunità che ha lanciato un chiaro segnale a chi pensava di intimidire padre Siani. Non potevo mancare a questo appuntamento di solidarietà nei confronti di una persona che ha ricostruito socialmente una comunità, gli ha dato un nuovo impulso e che certamente la manifestazione di questa sera corale partecipata dà la spinta per fare ancora di più e meglio. È stato un fatto grave, un episodio incomprensibile che ha sconvolto la comunità di Galati Marina, comunità che da qualche giorno aveva rifrequentato l'oratorio. Da circa 6 mesi questi luoghi dove siamo adesso pullulano di gente, dai bambini, adulti, giovani donne e giovani uomini. Quindi questo oratorio sta vivendo un momento molto particolare e la comunità di Galati ha bisogno di questa vicinanza da parte di tutta la cittadinanza.